Giuseppe Prevedini, che dire, massimo risultato con il minimo sforzo, usando una frase abusata. Minimo sforzo, anche perché ha dimostrato il Trento, anche se ultimo in classifica, a volte le classifiche sono pietose dal punto di vista pratico, ha fatto la sua partita. Dopo il nostro vantaggio iniziale ha avuto un paio di occasioni da gol per poter rimettere in discussione il risultato. Per noi, come ho detto prima, minor sforzo possibile, tre punti, sono tre punti salutari perché allunga la classifica, ci porta a 23 punti, sicuramente soddisfatti per ora per la classifica che ci troviamo, tanto merito al Trento che sicuramente non meritava di perdere la partita. Mai in Serie D un Caravaggio così, fra virgolette, tranquillo? No, il Caravaggio è sempre tranquillo, non oggi in D, dal punto di vista della classifica. In D o in C o dove siamo stati non abbiamo mai avuto problemi noi di dove si sale, si scende, il gioco del calcio è questo, quindi sicuramente per noi oggi la classifica ci sorride. Il campionato è ancora lungo, vedremo adesso quello che succederà nel mese di dicembre, cercheremo di stare attenti sui rinforzi delle squadre che sono competitive con noi per raggiungere sicuramente l'uscita dei play-out. E quindi poi cercheremo di portarci a questi 45-46 punti che sembra che sulla carta siano i punti minimi per raggiungere una salvezza. Per noi la salvezza è la cosa principale, poi tutto il resto, quello che verrà, se dovrà avvenire qualcosa, accetteremo volentieri. Ecco, il mercato già in fibrillazione, in questo senso che sono molte le squadre che andranno a prendere giocatori tagliati da altre parti, questo mi sembra un po' il motivo dominante di questo avvio di mercato. Beh, ma è normale, perché nessuno va a cercare giocatori a società che non vogliono cedere, perché sicuramente quelli che vengono messi o tagliati dalle società che vanno in uscita escono a parametro zero, quindi questo favorisce la squadra che individua questo giocatore in un'altra squadra che non può servire per questa squadra, che possa nel futuro risolvere i problemi della squadra che l'acquista. Quindi è normale e fa parte del calcio, sempre le società quando arrivano al mercato se hanno un'eccedenza o hanno alcuni giocatori che possono essere sostituiti da altri in casa, cercano di tagliare quelli che sono in eccedenza. Ultima considerazione, ti aspetti dei valori tecnici diversi da Natale in poi? Alla luce? Beh, valori tecnici, io non è che abbia esperienza negli ultimi due anni di Serie D, se uno si aspetta valori tecnici superiori a quello che avverrà nel mese di dicembre, da gennaio, può darsi. Però sicuramente ricordiamoci che quando una squadra è in difficoltà cerca di correggere quello che ha sbagliato nel mese di giugno e di luglio nella preparazione della squadra. Quindi a volte potrà aumentare il tono agonistico, la voglia di raggiungere l'obiettivo, ma dal punto di vista tecnico sappiamo già che le 4 o 5 squadre che si trovano davanti hanno qualcosa in più rispetto agli altri. Grazie Giuseppe.